Buonasera e bentrovati a questo secondo appuntamento del ciclo Fanno Cammina e Informa. Do il benvenuto, oltre a chi ci segue, ai nostri due ospiti di oggi. Do il benvenuto e saluto Clizia Pugliè, ospite ormai fissa e collaboratrice appunto del ciclo degli appuntamenti di Fanno Cammina e Informa. Ricordo che Clizia Pugliè è coordinatrice del Centro di Promozione Salute, il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 della ASUR, che è uno dei partner del progetto di Fanno Cammina. Benvenuta Clizia, ciao. E saluto anche Tommaso della Dora, che è oggi in qualità, diciamo, di dottore in scienze della comunicazione e appassionato di debunking. E salutando Tommaso e ringraziandolo per essere qui, introduciamo il tema dell'appuntamento di oggi. Abbiamo deciso di dedicare questo appuntamento all'infodemia, che è un fenomeno sociale e culturale abbastanza recente, che ci spiegheranno meglio Clizia e Tommaso nella chiacchierata appunto di oggi, ma che ha a che fare con, diciamo, un importante flusso, con l'incapacità di gestire l'importante flusso di informazioni che ci arrivano dai tantissimi, molti dei quali anche nuovi digitali canali di comunicazione. E che creano un vero e proprio smarrimento, che può essere anche guidato, ma poi non voglio dare io degli elementi, di conoscenza, lo faranno loro meglio di me. Quindi io, vi ringrazio e ricordo a chi ci segue che sarà possibile, interloquire anche con Tommaso e con Clizia, chiamando allo, 07 21 887 337 per fare delle domande in diretta su questo tema, oppure sarà possibile semplicemente scrivere il proprio commento, le proprie riflessioni sotto, perché siamo in diretta su diversi social istituzionali del Comune di Fano, della pagina di Fano Cammina, e alla fine, diciamo, di questo incontro porremo le domande proprio a Tommaso e a Clizia. Direi di iniziare. Prego, Clizia, do la parola a te. Buonasera a tutti. Sì, oggi parliamo di infodemia e ci aiutiamo magari con delle immagini, delle slide, se possono essere intanto inviate così possiamo condividerle. Parliamo di questo fenomeno, come hai detto te, Sara, abbastanza recente, che è proprio sbocciato in tutta la sua potenza, purtroppo. Durante questa fase dell'epidemia che stiamo vivendo, infatti, faremo anche degli esempi proprio legati a questo periodo storico. Allora, intanto, che cos'è l'infodemia? Come vedete, se ne occupa addirittura l'enciclopedia Treccani: è la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili. Quindi è un bombardamento continuo di informazioni e in queste informazioni c'è di tutto, ci sono notizie utili, ci sono notizie che in realtà vanno a creare solo confusione, ci sono anche notizie false, tipo appunto le famose fake news, che sono una parte di quello che è l'infodemia. Possiamo andare avanti. Allora, l'infodemia è caratterizzata quindi, come vi dicevo, da questa circolazione incontrollata di notizie, no? Su un certo argomento e chiaramente questo ha delle conseguenze, crea disinformazione e la disinformazione è una cosa molto molto importante. Nel 1923 in Russia viene proprio creato un ufficio a livello statale, di disinformazione, cioè è stato fatto apposta per manipolare e quindi fare propaganda al regime, manipolare la popolazione e sviare anche i servizi segreti
stranieri. Quindi in questa disinformazione c'è uno studio, c'è una programmazione, non è un caso. In più, appunto, l'infodemia e la disinformazione vanno a causare anche hanno anche dei risvolti economici. Per esempio, con la SARS del 2002-2003 c'è stato proprio un crollo delle borse asiatiche. Quindi l'eccesso di comunicazioni, per lo più false, ha anche agito a livello economico. Voi quindi capite che il discorso della disinformazione ha un peso nell'economia e nell'aspetto sociale dell'umanità. Le conseguenze quindi sono, appunto, abbiamo detto, la disinformazione, sicuramente la confusione quando siamo bombardati da troppe informazioni, il disorientamento a livello personale, sicuramente dell'ansia, e questo porta anche a avere una visione offuscata dei problemi reali, non riusciamo più a capire appunto cosa è importante e che cosa no, ognuno poi inizia a comportarsi in maniera disomogenea rispetto all'altro, è una cosa pericolosissima nell'epidemia, perché chiaramente se appunto nell'insieme di voci e di notizie vengono fuori le fake, i vaccini fanno male, oppure non è importante mettersi la mascherina o cose del genere, ognuno si comporta in maniera diversa dall'altra, in un discorso di epidemia dove invece tutti è importante che andiamo avanti nella stessa direzione, perché se no non ce la facciamo, questo crea un grosso caos e sicuramente ha delle conseguenze molto negative sia a livello della persona, perché la persona va in ansia, inizia a avere appunto una grande confusione in testa, sia a livello della massa, perché chiaramente questi comportamenti disomogenei creano delle fragilità a livello proprio generale. Prego Daniela, puoi andare avanti. Proponiamo un esempio? Sì, posso, certo. Vai. L'esempio che hai accennato sull'uso delle mascherine è molto calzante, ad esempio. In cosa consiste? Consiste nel fatto che praticamente l'intera comunità medica scientifica spiega perché l'utilizzo della mascherina protegga in un certo qual modo dal contagio, e poi arriva un farmacista piuttosto noto di Bologna, di cui non farò il nome, che spiega con argomentazioni bislacche e completamente antiscientifiche che invece non solo la mascherina non protegge dal contagio, ma addirittura ci mette a rischio e ci fa respirare la nostra anidride carbonica, cosa che non ha assolutamente senso, perché nella stessa frase questo fantomatico farmacista riesce a sostenere che la mascherina lascia passare le particelle del virus e invece tiene per noi le particelle di anidride carbonica, che sono infinitamente più piccole delle particelle del virus. Quindi una cosa completamente senza senso, ma c'è sempre chi crede a questo, perché magari è spinta a crederci, perché non ha voglia di portare la mascherina, perché la mascherina dà fastidio, adesso è comunque un elemento che non fa parte di noi, non è piacevole da portare, e allora decide di credere che la mascherina fa male, e non la porta, e non portandola non mette a rischio solo se stessa, ma mette a rischio anche me. Ma infatti il discorso è proprio questo, no? Arrivano informazioni uguali al contrario, l'infodemia, bombardamento, quindi c'è chi dice, no, va di sci a quello che hai detto tu, la mascherina fa bene, bisogna metterla, è una protezione, c'è chi dice il contrario, porta le sue argomentazioni, c'è chi... diventiamo tutti come... anche per argomenti importanti, no? Mi viene l'esempio come durante i campionati di calcio, tutti allenatori della nazionale sappiamo tutti come e che cosa bisogna dire o fare, no? Allora, questo però, finché si parla di calcio, può anche andare bene, no? Dà anche gusto al limite discutere di una cosa del genere. Quando si parla di cose sicuramente molto, molto vitali e importanti come la gestione di una pandemia, non ce lo possiamo assolutamente permettere. E per far capire quanto può essere grave il fenomeno dell'infodemia e quanto ci può incidere sulla nostra salute, se ne sta occupando anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e addirittura l'ONU, che l'ha definito attraverso la voce del suo segretario generale
l'infodemia relativa al Covid-19, è proprio il nemico globale da combattere. Prego Daniela, puoi andare avanti. Non se ne occupano soltanto appunto di questi appunto tipo l'OMS, l'ONU, eccetera, ma se ne occupa anche, per esempio, se ne è occupato anche il Santo Padre, tant'è vero che questo è proprio di gennaio di quest'anno, nel suo messaggio della 55esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, prego Daniela, puoi andare avanti, ha messo in risalto due aspetti dell'infodemia. Uno, il fatto che, e poi lo riprenderemo, c'è un appiattimento dell'informazione, ci sono giornali fotocopia, nei web ritroviamo ridondanti sempre spesso le stesse notizie che vanno solo in una direzione. E questo è visto in maniera molto molto negativa, perché chiaramente non si riesce più a cogliere più i fenomeni reali, quelli gravi, ma anche quelli positivi. Quindi c'è un appiattimento dell'informazione, e poi vedremo perché. E l'altro fenomeno che appunto sottolinea anche Santo Padre è collegato all'infodemia, che è quello delle fake news, no? E quanto queste sono deleterie e possono appunto ledere la popolazione. Puoi andare avanti, Daniela. L'infodemia comunque nasce come termine più o meno una ventina d'anni fa, un po' meno, proprio subito dopo, durante l'epidemia della SARS del 2003. Ve la leggo perché appunto la definizione secondo me è molto molto attuale. Pochi fatti mischiati con la paura, quindi pochi fatti mischiati con la paura, le speculazioni, le dicerie, amplificati e fatti girare velocemente per il mondo grazie alla tecnologia dell'informazione moderna e quindi internet. Questi fatti, mischiati con la paura, le speculazioni e le dicerie, hanno attaccato le economie, le politiche nazionali ed internazionali e perfino la sicurezza in modi totalmente avulsi dalla realtà. Quindi un fenomeno, puoi andare avanti Daniela, molto importante, tant'è vero che noi adesso ci troviamo di fronte a due epidemie, una del virus Covid-19 come agente patogeno e l'altra è un virus comunicativo. Quindi in entrambi i casi dobbiamo lavorare per arginare il contagio e bloccare la diffusione del virus. Puoi andare avanti Daniela? Grazie. E ricordiamo che siamo noi tutti parte della possibile diffusione del virus, perché non possiamo dare soltanto la colpa a chi magari ce l'ha di più, come personaggi pubblici, testate giornalistiche, ma dobbiamo ricordarci che noi siamo il primo veicolo del virus nel momento stesso in cui clicchiamo sul tasto condividi e facciamo spargere a macchia d'olio una certa quantità di informazioni magari non controllate o magari anche solo presentate in maniera errata. Esatto, infatti ci sono più attori per quanto riguarda l'infodemia. Qui in questa slide ne vediamo alcuni, quindi abbiamo sicuramente i divulgatori ufficiali e quindi anche, parlando sempre di questa epidemia Covid-19, il governo, ciò che ci comunica il governo attraverso i DPCM, attraverso le indicazioni, le direttive, ma abbiamo anche le testate giornalistiche che molto spesso sono però a cercare di correre dietro le breaking news, cioè le notizie dell'ultima ora, creando titoli altisonanti, perché in questo modo si riescono ad avere più persone che seguono poi i programmi, oppure riescono ad avere più click sui siti internet. Il titolo antisonante attira l'attenzione, le persone vanno, leggono, questo è collegato a un aspetto economico, più persone cliccano e leggono quello che sto scrivendo, più io ho margine di guadagno dal punto di vista di pubblicità, eccetera. Quindi abbiamo poi le informazioni che passano sui social, le informazioni sui social sono date da tutti, no? Quello che diceva adesso Tommaso, cioè ho una notizia, immediatamente mi sembra
che abbia un bel riscontro, la invio a tutti i miei amici, a tutti i miei familiari, a tutti i miei parenti, e quindi vado a creare a volte anche delle catene di Sant'Antonio. Poi abbiamo dei programmi della televisione che molto spesso, questo è stato messo così, a livello così puramente per dimostrare che appunto nella televisione anche quotidianamente ci sono un sacco di programmi che parlano sempre solo della stessa cosa, cercando di sviscerarne tutti i contorni o i particolari, non fanno altro che aumentare questo rumore mentale. Poi abbiamo gli esperti, i famosi esperti, che magari sono esperti in una certa specializzazione, ma spesso, e questo è stato proprio uno dei fenomeni che è emerso in questo periodo di epidemia, spesso invece vengono intervistati o comunque si parlano anche di argomenti di cui non sono esperti. Perché appunto se un virologo è esperto nel virus, la parola dice tutto, virologo, no? Non può essere un esperto politico che quindi può anche dire cosa si deve o non deve fare dal punto di vista politico, gestionale, organizzativo, e viceversa. Quindi tutti dicono tutto. In continuazione, spesso appunto gli organi, i mass media amplificano e vanno a caccia di questi personaggi, e quindi si va a creare questa infodemia. Diffidiamo dei tuttologi. Sì, esatto. Come diceva Socrate, so di non sapere, no? Quindi se c'è un argomento, no, è importante arrivarci con una certa... Perché so di non sapere. Infatti. Infatti, ecco, il problema è questo. Qualcuno inizia ad accorgersene, infatti, no, c'è questa specie di murales in Mediastat virus, e tutto sommato è così. Quindi attenzione, perché i media, social, TV, eccetera, possono essere conduttori di virus, cioè di infodemia. Come appunto il Covid si può passare attraverso le persone, l'infodemia, questo virus, si può passare attraverso i media e la comunicazione. Prego. Tant'è vero che abbiamo visto, questi sono dati della prima ondata, che oltre il 63% delle notizie nei media durante appunto la prima ondata di Covid riguardava il Covid-19. E quindi non esisteva più altro, praticamente soltanto una piccola percentuale di notizie si riferivano ad altro. E questo, capite che ci ha reso proprio bombardati dalle notizie sul Covid-19. Il che non fa bene, perché porta poi a varie reazioni, no? Come abbiamo detto prima, disorientamento, ma anche a una sorta, il rischio è anche una sorta di chiusura, c'è una sorta di fatica pandemica, si chiama anche, nel senso che le persone poi sono stufe, iniziano a essere stufe e iniziano a non seguire poi magari dei comportamenti che sono invece sani e che preventivi e che quindi le proteggono, perché sono saturate, no? Da, anche appunto da tutte queste informazioni, da continue regole, da cose che girano. Quindi assolutamente non fa bene anche da questo punto di vista. Prego. Esatto, il famoso effetto saturazione che tanto temono i pubblicitari, per esempio. Infatti. Mantenere un certo equilibrio nel bombardamento di immagini o informazioni riguardo un dato prodotto, perché l'esagerazione porta a saturazione e quindi è antieconomica, perché poi la reazione è basta, non ne voglio più sapere niente. Infatti, perché vedi, no, quello che dicevamo, di cui parlavamo, no, il discorso anche per esempio dei DPCM, no, che in realtà escono, ma prima che escono ci sono le fughe di notizie, le bozze dei DPCM che girano, e quindi noi siamo... fanno tanti danni, cioè appunto arrivano le bozze, quindi il nostro cervello già si interessa a quello, alcune cose poi saranno vere, altre no, però intanto noi siamo bombardati anche dalle bozze.
è uno stare sempre sul pezzo. Il nostro cervello è chiamato a stare sempre sul pezzo, dalla bozza alla prebozza, poi c'è il DPCM, poi c'è le regole, cioè alla fine è un overload di informazioni e quindi non lo gestiamo bene. Prego, possiamo andare avanti. Questo problema però dell'infodemia in parte è un problema molto italiano per vari motivi. In alcuni paesi, tipo la Germania o la Francia, hanno verificato appunto dei professori di linguistica, le informazioni vengono prese soprattutto dai siti istituzionali. Quindi, non si va tanto sui social, su internet a cercare le varie informazioni. Cioè, due o tre siti, quelli istituzionali, si prendono lì, si segue quello che dicono, punto, finisce lì. E quindi, chiaramente, voi sapete, cioè, immaginate che questo chiaramente può mettere un argine, no, all'infodemia. Da noi questo non succede. La maggior parte delle notizie vengono prese dai siti internet, dai social, poi arrivano per forza quelli istituzionali e quindi abbiamo tante informazioni. Perché l'italiano non va tanto a prendersi le informazioni solo sui siti istituzionali? Per vari motivi. Uno, intanto abbiamo il minore tasso di laureati in Europa, quindi il fatto che è collegato al fatto che i documenti che escono dalle istituzioni hanno un indice di leggibilità molto molto basso. E quindi questo crea non comprensione, cioè nel senso che appunto c'è il bisogno proprio di andare a decifrare quello che dicono i decreti. Tu, Maso, ne sai qualcosa di questo, no? Visto che ti occupi anche su Facebook di decifrare Sì, per scopo. allora dunque, io ho dato il via a un gioco sostanzialmente per cercare di dare una mano alle persone che vedono quello che scrivo, che mi seguono su Facebook, facendo questo gioco dello spieghino, parafrasando lo spiegone di Da Milano a Propaganda Live, in cui quando escono DPCM nuove notizie cerco di spiegarle in parole semplici affinché siano comprensibili per tutti, e devo dire che non è affatto semplice, perché non è per niente semplice, neanche per un laureato in comunicazione abituato a leggere molto, decifrare quello che c'è scritto in un decreto legge o in un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché in effetti sono testi infarciti di tecnicismi, scritti spesso anche in parte in politichese, non sono cose semplici, e non è semplice andare a togliere tutto il rumore di fondo per andare a cogliere poi quello che ci serve nella vita di tutti i giorni, che è quello che cerco di fare io con lo spieghino, ma vi posso garantire che non è facile, e nonostante questo c'è molta gente che mi chiede comunque delle spiegazioni, perché spesso anche capendolo il decreto non è comunque chiaro, ci sono sempre delle sfumature che possono essere lette in un modo come in un altro, cioè non c'è chiarezza, come diceva anche Clizia, neanche nel sito istituzionale, il che è un serissimo problema per noi. Sì, infatti, e quello che dici te appunto è stato studiato dall'Università di Torino ed è stato proprio visto che nei nostri documenti istituzionali ci sono, come dicevi tu, un sacco di parole specifiche che sono sconosciute alla massa e quindi chiaramente le persone che vogliono avere informazioni se le vanno anche a cercare da altre fonti e questo però spesso le fonti non sono attendibili e quindi va a creare confusione. Puoi andare avanti, Daniela, grazie. Un altro fattore che crea ulteriori problemi è che c'è in tutti i canali spesso un richiamo, preponderante richiamo al dramma. Dicevamo prima, no? L'infodemia che crea ansia. Infatti, c'è sempre, qui è stata tagliata, cioè qualche problema alla slide. Comunque c'è un richiamo al dramma, alla paura dell'emergenza, alla minaccia, alla crisi anche economica.
Basta vedere appunto spesso i titoli dei giornali, no? Che poi il titolo sicuramente, come forse parecchi di voi hanno notato, a volte non è congruente con il contenuto, nel senso che poi il contenuto magari è molto più tranquillo o comunque più oggettivo, però sicuramente il titolo che è fatto apposta in quel modo serve per agganciare le persone. Questo modo però di fare giornalismo sta stretto a molti giornalisti, tant'è vero che nel febbraio 2020 l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha richiamato i direttori, i vice direttori, vari capi redattori proprio per fermarsi e ritornare al rispetto dei diritti, della dignità delle persone malate, evitare il sensazionalismo. Perché appunto questo non fa altro che peggiorare la situazione già in essere e soprattutto fa sorgere dei timori magari anche infondati oppure esagerati, no? E quindi ha invitato a diffondere notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche. E questo del verificare è molto importante. Prego, possiamo andare avanti. Tutto questo ci ha messo in testa soltanto il Covid e mesi che penso sempre alla stessa cosa. Prego, possiamo andare avanti. Quindi la domanda è che cosa fare? Possiamo andare avanti? L'appello prima di tutto ai divulgatori. C'è come lo Slow Food un modello culturale filosofico che si chiama slow journalism, il giornalismo lento, diciamo, di un metodo di lavoro che le redazioni sono chiamate ad adottare, no? E sono appunto, richiama delle forme di giornalismo molto impegnative forse e anche dispendiose di energie, di risorse, di tempo. Perché bisogna fare in modo che i giornalisti verifichino sempre le fonti e facciano una selezione accurata e ragionata degli argomenti da trattare. È importante che i giornalisti siano indipendenti da voler accaparrarsi le notizie dell'ultima ora, perché spesso le notizie dell'ultima ora non possono essere verificate, perché se io sento una notizia e subito la trasmetto, non ho la possibilità di andarla a verificare, ma questo chiaramente porta a un sacco di errori, no? Nel propagare la notizia. E avere un approccio analitico di approfondimento dei fatti per un'attenzione poi al pubblico, nel senso che capire che quello che si scrive ha delle conseguenze su chi legge, sia psicologiche che appunto informative e quindi è una responsabilità. Prego, Daniela. Questo è un titolo molto molto neutro, però notate tre giornali, tre testate di giornali, cinque intossicati in ascensore, sei intossicati in ascensore, sette persone intossicate nell'ascensore. La notizia è la stessa, ma abbiamo tre dati differenti. Si Domanda, gioca chi la perché? spara più grossa, si gioca chi Cosa? la spara più grossa. È Sì, un chi la gioco a chi la spara? spara più grossa per fare maggiormente notizia. Ricordo al tempo, quando ancora facevo l'università, tra i vari esami c'era etica dell'informazione, esame interessantissimo, che però nella pratica reale del giornalismo, soprattutto di quello televisivo, proponeva dei dettami che, visti ora, suonano quasi ridicoli. Faccio un esempio: tra le varie cose da evitare nel redare un articolo giornalistico o un servizio te di telegiornale, si diceva di evitare o ridurre al minimo l'utilizzo di aggettivi e avverbi. Provate a sentire un qualsiasi servizio di telegiornale e contate aggettivi e avverbi. Altra cosa, sempre riferita al telegiornalismo, si diceva di evitare in qualsiasi modo di inserire musica all'interno del servizio. Pensate a certi servizi giornalistici con sotto la musica strappalacrime di pianoforte a sottolineare il dramma di ciò che si sta raccontando, anche con un certo voyeurismo spesso.
questa è la distonia totale che c'è tra quella che sarebbe l'etica dell'informazione e quella che è la pratica sostanziale dell'informazione ai nostri giorni. Già. Infatti, prego, possiamo andare avanti. E infatti c'è un grandissimo appunto, una grandissima responsabilità dei divulgatori, i giornalisti sono una parte, il mondo istituzionale è l'altra, tant'è vero che ci sono vari appelli anche dal mondo delle università per stimolare le istituzioni a pagare dei funzionari che siano dedicati ai social media, a costruire, ma che siano dedicati per far passare una comunicazione sana e credibile soprattutto, perché il problema è quello, se la comunicazione non è comprensibile, la persona, poi appunto sono discordanti l'uscita delle varie bozze dei DPCM, poi esce quello che dice cose diverse di qua e di là, la persona perde anche fiducia nell'istituzione, non c'è più la credibilità. Domanda, vengono ascoltati? Prego, possiamo andare avanti. Il Papa, sempre nel discorso che vi citavo prima, di gennaio di quest'anno, ha invece rifocalizzato sulla responsabilità, quello che diceva Tommaso prima. Vedi, Tommaso, dici le stesse cose che dice il Papa, visto? della responsabilità della comunicazione che è di tutti noi. E che quindi ognuno di noi può chiaramente passare notizie false, può arricchire questo mondo dell'infodemia in maniera appunto non sana e quindi abbiamo tutti questa responsabilità, invece capacità, è necessaria una maggiore capacità di discernimento e un maturo senso di responsabilità. Prego. Vediamo un attimo, quindi, nell'attesa che i divulgatori recepiscano questi appelli, no? Le persone comuni che cosa possono fare? Quindi abbiamo visto che siamo bombardati, se non lo siamo noi, siamo bombardati da degli untori che sono i massimi divulgatori. Che cosa possiamo fare? Prego, la prossima. Allora, intanto vi informo che non è una cosa facile. Perché, come diceva prima Tommaso, se la comunicazione è ben costruita, tipo un servizio giornalistico che usa tanti aggettivi e mette una musica emotiva nel sottofondo, il nostro cervello non riesce in maniera automatica a distinguere questo tipo di comunicazione. Noi ci prendiamo il pacchetto precostituito. Se il servizio ci voleva indurre a uno stato di tristezza verso un certo argomento, noi abbiamo ascoltato e alla fine siamo tristi, ma non è che sappiamo bene il perché. Dovremmo andarlo ad analizzare, il discorso del pensiero critico, cioè analizzare e valutare in modo obiettivo e critico le informazioni. Ok, ho visto un servizio, mi ha lasciato triste, ma cosa c'era in questo servizio? Ah beh, dunque, allora il fatto oggettivo era questo, sicuramente non è un bel fatto X. Però c'era della musica molto triste sotto, c'erano un sacco di aggettivi che potevano essere tristezza, ma anche io ho notato una cosa, se succede un omicidio è strage, cioè no, tutto è gonfiato. E alla fine noi abbiamo un vissuto di ansia o di tristezza o di altre emozioni che non sono piacevoli, date da delle comunicazioni. Ecco, andiamo, cerchiamo un attimo di fermarci a cogliere in maniera critica che cosa ci è stato dato. Non è, ripeto, non è facile perché automaticamente non ci viene, dovremmo soffermarci. E così appunto quando arrivano un sacco di informazioni. Prego, Daniela. Quando arrivano tante informazioni che appunto vi lasciano con un senso abbastanza, con uno stato emotivo abbastanza negativo, questo potrebbe essere un bel campanello d'allarme, uno stato emotivo molto molto negativo, iniziate ad analizzare l'informazione, per esempio per quanto riguarda il Covid-19, iniziate a diffidare di chi usa numeri assoluti, per esempio le classifiche, no? Questa era durante lo stesso, la prima ondata, l'India al terzo posto nel mondo di morti e l'Italia al sesto posto.
Quanti abitanti ha l'India e quanti abitanti ha l'Italia? Possiamo prendere per giusta questo tipo di classifica? C'entrano questi dati messi insieme? Diffidate dei dati rapportati al giorno prima, le tendenze reali si misurano in tempi lunghi. Per capire se una variabile ha un effetto, bisogna aspettare anche vari giorni. Ed è importante memorizzarle le cose perché, per esempio, se si fanno delle scelte politiche, quello, no, tipo l'apertura o la chiusura dei ristoranti, l'apertura o la chiusura delle scuole, eccetera, l'effetto lo vediamo dopo come minimo un mese, 20 giorni, cioè non lo possiamo vedere subito. Quindi è importante. Spieghiamo che è ora che smettiamo di essere dipendenti da questi bollettini giornalieri che sono sì informazione, è lecito fornirli, ma bisognerebbe anche spiegare come leggerli e come classificarli. Per esempio, stare a seguire ogni giorno il numero dei contagiati dicendo sono di più di ieri, meno di ieri, quando dipendono chiaramente dal numero di tamponi svolti e non solo, non ha molto senso. Un giornalista serio forse dovrebbe spiegare che quel dato lì lascia un po' il tempo che trova, semmai su un range di 10 giorni si potrebbe dire con La X tendenza. tamponi rispetto ai 10 giorni passati la tendenza è questa, quando invece gli unici dati oggettivi probabilmente sono quelli legati alle ospedalizzazioni, quindi terapie intensive e ricoveri, e quelli legati purtroppo alle vittime. Quelli sono dati oggettivi e quelli una tendenza te la danno. Anche se anche quello delle vittime, insomma, le vittime non è che sono persone che si sono ammalate oggi e muoiono domani, sono persone che magari sono in ospedale da 3 settimane, da un mese. Quindi ecco, questi bollettini giornalieri sarebbe un attimino ora di capire come vanno letti, come vanno interpretati e quali parti di essi sono sostanzialmente pleonastiche, se non totalmente inutili. Esatto, non fanno altro che andare ad ingolfarci anche il cervello. Quindi sicuramente bisognerebbe, se uno vuole approcciarsi a questi dati, conoscere dei termini statistici e vedere un po' come va la statistica. Non è una cosa che interessa a tutti, non è una cosa da tutti, ma almeno ci si può fare riferimento a dei mediatori scientifici che invece possono leggere i dati in maniera seria. Prego, possiamo andare avanti. Il tempo e il ragionamento, considerate poi sempre la fonte. Quindi abbiamo detto pensiero critico, analizzare appunto i dati con una certa scientificità e considerare la fonte. La fonte è importante che sia indipendente. Comunque, quando vi arriva una notizia, anche se la fonte è autorevole, che possono essere anche dei familiari oppure anche dei giornalisti che voi stimate, eccetera, prendetevi sempre tempo per verificarla prima di condividerla. Prima di condividerla, perché molto spesso anche da persone, no, mi è capitato anche tramite colleghi, mi sono arrivate delle notizie che poi sono andata a verificare, non erano vere, erano delle fake, ma mi erano arrivate da dei colleghi autorevoli. E io gliel'ho fatto notare perché avevo cercato poi la fonte e tutto, e il collega si è scusato, ha detto: "Guarda, non l'ho verificato, mi è arrivata, mi suonava bene, ho pensato che era importante condividerla, scusami." Quindi anche qui c'è un certo automatismo. Ecco, bisogna stare molto attenti anche a questo, perché, come si diceva prima, potreste anche voi, anche noi, essere dei contagianti, degli untori di questa infodemia. Possiamo andare avanti. Un altro problema sono i bias di conferma. Magari qui Tommaso vuoi dire tu qualcosa? Sì, dunque, allora, se si parla di bias cognitivi, si parla di diciamo, un fenomeno legato al nostro cervello e si parla di difetti di programmazione nel nostro cervello, sostanzialmente. Li abbiamo tutti, me compreso, compresa Clizia, tutti noi siamo possibili prede e spesso prede e basta di bias cognitivi. Il più frequente è il bias di conferma. Cosa significa? Che il nostro cervello tende a selezionare prevalentemente notizie e informazioni che danno ragione a convinzioni che già abbiamo o che ci fanno comodo. Faccio un esempio stupido, diciamo.
Avete presente le classiche notizie? La scienza dice che le persone disordinate sono più intelligenti? Indovinate chi le posta? Di solito non le postano persone ordinate, neanche per scherzo, anche volendo farlo in maniera autoironica. Difficilmente una persona particolarmente ordinata posterà una cosa che dice che siccome è ordinata è meno intelligente di uno che è disordinato. Portato sulla pandemia, sul problema attuale, faccio un altro esempio, che è lo stesso esempio che ho fatto prima sostanzialmente. 150.000 medici dicono una cosa, un medico dice un'altra cosa che però mi fa campare meglio, ovvero non portare la mascherina che fa male. Io che vado a stare a sentire, l'unico medico che dice il contrario e che dice una cosa che mi fa comodo e voglio sentirmi dire. Lo ascolto perché mi fa comodo e me lo voglio sentir dire. Mi racconto anche che è più bravo degli altri perché è indipendente e gli altri invece sono venduti a Big Pharma, ai poteri forti, a quant'altro. Il meccanismo è esattamente questo, che si ricollega anche a un altro meccanismo che si chiama cherry picking, ovvero il prendere la ciliegina. Che è sempre un prendere solo la cosa che preferisco di quello che vedo intorno a me. Esempio, ho voglia di farmi raccontare che la situazione sta migliorando, esce l'articolo di giornale che parla del Covid, che mi dice che ci sono una marea di ricoverati, una marea di persone nuove in terapia intensiva, un sacco di morti, però il dato dei nuovi contagiati è molto basso a fronte di X mila tamponi in meno. E io quale parte leggo della notizia? Ah, però ci sono meno contagiati, quindi stiamo migliorando. Questo si chiama cherry picking, ovvero il prendere la ciliegia, dall'inglese prendere la ciliegia, prendo solo la parte dolce ed evito, il mio cervello decide di evitare la parte amara, diciamo. Eh sì, e quindi appunto, come diceva Tommaso, non siamo immuni, nessuno di noi è immuni da questi bias di conferma. Il nostro cervello funziona così, è fatto apposta, è anche un modo economico per gestire le informazioni. Come si può fare però appunto quando il nostro cervello esagera? Quindi anche qui è importante ed è un po' faticoso non andare nell'automatismo, ma cercare di governare i messaggi. Soprattutto il campanello d'allarme è i messaggi che suscitano forti emozioni o che toccano i valori più alti. In questo caso è importantissimo andare a verificare le fonti da cui arrivano le informazioni. Quindi, per esempio, se ci arrivano dai social e abbiamo questi messaggi che ci danno queste forti emozioni, andiamo a cercare invece le fonti istituzionali che permettono di verificare quando sono scritte in italiano corrente quanto è stato detto. E, prego, possiamo andare avanti. E quindi anche stare attenti, soprattutto quando ci sono messaggi che vi stimolano tante emozioni, eccetera, a non passarli subito, perché oltre che danneggiati, potreste diventare danneggianti, quello di cui accennavo prima. Girate poi solo quelli che possano essere costruttivi. Pensate sempre a quale effetto un messaggio può avere sui riceventi. Molto spesso anche nei social, eccetera, ci sono tante dispute che non fanno altro che alimentare un odio reciproco. Ecco, più che comunicare per far capire di essere nel giusto, in questo periodo cercate di comunicare se pensate di essere utili, proprio perché la vostra voce è insieme poi a tante voci e anche se voi siete nel giusto e volete controbattere a chi sta dicendo delle cose che non vanno bene, eccetera, entrate nel flusso dell'infodemia, andate a errorare questo torrente che poi diventa un fiume in piena. Quindi in questo periodo è meglio comunque cercare di porsi sempre la domanda: ma che effetto può avere il messaggio che io posso passare? Anche se è un messaggio alla fine che pensate che sia valido e sia giusto, ecco, però che effetto può avere sull'altro? Prego, possiamo andare avanti.
Sì, e attenzione poi a tanti narcisisti, per avere questo può aiutare per discriminare un pochino le notizie che ci arrivano. Ci sono tanti esempi di narcisisti esplosi con la pandemia, sono tanti esperti sanitari, tanti giornalisti, tante persone comuni nei social. Mi piace riprendere questo articolo 4 del Decalogo dello Slow Journalism. La prima persona quando si scrive, no? Se un giornalista fa appunto un pezzo, la prima persona è una voce narrante, non è un selfie. Se c'è più ego che informazione, stiamo parlando di letteratura o presunzione. E anche qui magari guardate con un occhio molto critico da chi vi arrivano le notizie. Se appunto è una persona. Oltre il modo di comunicare, come dicevamo prima, gli aggettivi, gli avverbi, no? Roboante, sensazionalistico, eccetera, diffidate. E diffidate anche di chi parla sempre in prima persona e usa l'informazione per passare in realtà le sue idee e quindi diventa una carezza al proprio ego. Prego, possiamo andare avanti. Il comportamento da attuare adesso per difendersi un pochino dall'infodemia è quello dell'esercitazione antincendio. In questo periodo l'ansia è naturale. C'è un problema reale, non ce lo stiamo inventando, è un problema ed è una situazione preoccupante. Però attenzione perché l'ansia può diventare virale. E quindi per non essere appunto iniziatori d'ansia, ma anche per non essere nel circolo di chi la gonfia ancora di più, è importante nelle comunicazioni sui social non urlare e utilizzare una comunicazione paziente, controllata e basata sui fatti. Non urlare, ma diffidate anche proprio chi urla. Mi è piaciuto citare il maestro Yoda di Guerre Stellari, grande citazione questa culturale, però la frasettina secondo me è puntuale. Perché questo? Perché la paura è la via per il lato oscuro, ma la paura conduce all'ira, l'ira all'odio e l'odio conduce alla sofferenza. Quindi non abbiamo bisogno in questo periodo di sofferenza, di conseguenza non abbiamo bisogno di odio, di conseguenza dobbiamo cercare di mitigare l'ansia che c'è e tramutarla nella paura oggettiva. La differenza tra ansia e paura è questa: la paura è una reazione di difesa a un pericolo oggettivo e questa situazione dà chiaramente degli stimoli oggettivi di preoccupazione. L'ansia in realtà è un sentimento di inondazione che ci fa stare male per un qualcosa che non sappiamo ben definire. Ecco, quindi attenzione perché tutto questo poi può portare a delle conseguenze anche proprio nefasti. Quindi, per concludere, questa è l'ultima slide, prego Daniela. Ognuno per arginare l'infodemia è importante che abbia un suo ruolo. Sicuramente i politici devono avere una visione chiara del fenomeno e come comunicarlo, sapendo e conoscendo la loro comunità di riferimento. È fondamentale una buona comunicazione istituzionale. I giornalisti, nell'avere un'uniformità di messaggi verificati, capaci di dare un quadro chiaro e oggettivo della situazione, gli esperti del settore che veramente riescano a rimanere nel loro ambito di specializzazione, e sicuramente noi cittadini, perché appunto siamo chiamati a un esercizio di comprensione e di pace sociale. Però è chiaro che qualora gli invianti delle informazioni non attuino il loro ruolo con responsabilità, ma per narcisismo, come abbiamo visto prima, incompetenza, interessi economici, eccetera, il signore e la signora Rossi possono sempre fare una cosa, hanno un grande potere, spegnere la TV, internet, cellulare e rilassarsi. E non cliccare sul tasto condividi anche nella scheda. Esatto. Ok, quindi io ho concluso. E
vediamo adesso se ci sono delle domande. Ritorna Sara. Non ci sono particolari domande in realtà, se non qualche commento che è arrivato del tipo come difendersi, spegnere tutto. C'è qualcuno che suggerisce. Non è un pessimo consiglio, eh. No, Non è un no, pessimo infatti. consiglio, ecco, forse potremmo concludere dando qualche consiglio. Sì, beh, adesso appunto è quello che abbiamo detto adesso alla fine. Tra parentesi, appunto, questo di spegnere tutto quando è troppo, non è una cosa sbagliata. O perlomeno anche, per esempio, invece di seguire le soap opere, le soap opera dell'andamento delle situazioni, tipo, ritornando al discorso di prima, l'uscita del DPCM, sappiamo che deve uscire, seguo bozza per bozza i cambiamenti, eccetera, lascia perdere le bozze. Vai solo sul DPCM finale, cioè Aspetta, ecco ti chiedo il questo. mio spieghino, che è più facile. Esatto. In Consiglio mi maniera sento di tale darlo io. Un che consiglio siamo mi sento di darlo sollevati. io. Per riuscire a Scusa? capire meglio, un consiglio mi sento di darlo io a chi ascolta, per cercare di capire meglio chi sta parlando con noi, io userei il principio dell'ascolta e ringrazia alla fine, ovvero se ho un problema all'impianto idraulico, chiamo l'idraulico me lo sistema. Magari mi spiega anche cos'era successo e perché era successo, io alla fine lo pago e lo ringrazio per la spiegazione. Stessa cosa vale ancora di più per campi altamente specialistici come può essere la medicina, ad esempio. Ovvero, io laureato in scienze della comunicazione, parlo del virus con un medico, alla fine ringrazio per la spiegazione. No, che dico, ah, ma no, invece c'è l'altro medico che dice che, perché io non sono sullo stesso piano, ricordiamocelo sempre. Non siamo tutti sullo stesso piano in ogni argomento. Ognuno di noi ha studiato più approfonditamente qualcosa come qualcos'altro. Nessuno di noi ha studiato approfonditamente tutto. Non esiste nessuno che abbia approfonditamente studiato tutto. Quindi, nel dubbio, sempre meglio ascoltare quello che magari ci ha dedicato la vita a quel determinato argomento. Ovvero, se si parla di un virus, un virologo, un infettivologo, queste sono le persone. Non magari il DJ della radio, che magari è una persona simpatica e brillante, ma che cavolo ne sa di virus, detta come la sta. Ma puoi allora introdurre l'effetto Dunning-Kruger? Ah, beh, l'effetto Dunning-Kruger è piuttosto divertente, intelligente, e Dunning e Kruger in questo periodo sono più o meno diventati i miei idoli, perché dire che ci avevano azzeccato è poco. Consiste l'effetto Dunning-Kruger nella sovrastima di sé di chi è impreparato, sostanzialmente, ovvero io non so un tubo e siccome non lo accetto di non sapere un tubo, mi autoconvinco di sapere un sacco di cose riguardo un determinato argomento quando magari ho letto solo le prime quattro righe della pagina di Wikipedia relative a questo argomento. Questo è l'effetto Dunning-Kruger, ovvero chi tanto sa ha mille dubbi. Chi non sa un tubo ha mille certezze. Di solito funziona così, molto spesso. Sì, è stato studiato da due psicologi proprio. Purtroppo stiamo assistendo veramente a un aumento di questi fenomeni. Credo che comunque un appuntamento, intanto penso che sia importante aver dato un nome a questo fenomeno, perché è anche il modo per individuarlo, no? Per poter comunque parlarne, per poter dare un volto anche, no? Ciò che non, ciò per cui non c'è un nome non esiste. E quindi, anche se come raccontavi tu, Clizia è nato nella pandemia, in che anni è stato coniato il La termine prima pandemia? volta che se ne è sentito parlare è stato l'infodemia nel 2002-2003, quando c'è stata la SARS in Asia. Però è venuto, diciamo, cominciamo a sentirne parlare in termini un pochino più presenti negli ultimi mesi, no? Grazie a questa Sì, poi considera che nella prima fase, col discorso del lockdown, per forza di cose, se no, c'era un attaccamento a tutte le informazioni che arrivavano, aspettavamo tutti, no? Appunto i DPCM che uscivano e poi eravamo tutti dubbiosi, non si sapeva, tante comunicazioni non c'erano, quindi ognuno cercava di prenderle dove poteva e lì c'è stato un bombardamento proprio virale. Certo,
Quindi direi che accendere un faro su questa questione era importante. Sarebbe importante anche approfondire alcune dinamiche proprio di come si creano le fake news, entrare magari anche nei meandri per smascherare, comunque riconoscere, dare strumenti per riconoscere le fake news, che sono comunque di cui diciamo c'è un'abbondanza in ogni social e purtroppo abbiamo visto anche in TV sempre di più. E quindi, come avevamo comunque ipotizzato quando si pensava a questo calendario, a questo primo ciclo di nuovi incontri di Fanno Cammino in Forma, tratteremo questa tematica nel prossimo autunno, nel secondo ciclo, proprio su suggerimento di Cliz, e magari potremo farlo di nuovo con Tommaso se vorrà prestarci le sue esperienze e anche il suo lavoro. E direi di avviarci alle conclusioni, visto che comunque è un'oretta che siamo, diciamo, in vostra compagnia e abbiamo affrontato molte cose. Darei l'appuntamento per il prossimo, per il terzo incontro. Lancerei appunto quello che è il terzo incontro, che avverrà il 18 di febbraio, sempre alle ore 17. E parleremo di prevenzione delle patologie respiratorie in epoca Covid, e lo faremo con la dottoressa Donatella Amico e la dottoressa Giorgia Stagnozzi. Quindi io ringrazio Clizia, ringrazio Tommaso e ci vediamo fra 2 settimane. Ok, perfetto. Ciao a Ciao. tutti. Ciao, ciao. Ciao.